Siamo in compagnia di Giulio Silatra, candidato del Movimento 5 Stelle a Caltagirone. Lei è un volto nuovo per la politica locale. Cosa l'ha spinta a candidarsi a sindaco e perché proprio il Movimento 5 Stelle? Da 4 anni sono un attivista del Movimento 5 Stelle. La mia candidatura è stata una conclusione di un processo che mi ha visto cittadino attivo all'interno del Movimento 5 Stelle. La decisione di spendermi per il Movimento 5 Stelle è una decisione che è stata per me naturale. Il Movimento 5 Stelle incarna tutti quei valori in cui io credo e soprattutto la cittadinanza attiva, che è un valore secondo me imprescindibile di qualunque cittadino degno di essere chiamato tale. Oggi non si può più fare a meno di interessarsi della cosa pubblica, anche perché, come diceva qualcuno, se tu non ti interessi di politica, la politica si interesserà di te, ma nel peggiore dei modi. Purtroppo noi abbiamo demandato per troppo tempo a delle forze politiche, a delle classi dirigenti che non hanno più dato risposte alle istanze dei cittadini, ma hanno dato risposte a delle lobby e dei gruppi di potere. Oggi è arrivato il momento finalmente di riportare al centro dell'attenzione di tutti quei processi amministrativi la città e le sue esigenze. Ed è per questo che io ho deciso di candidarmi nel Movimento 5 Stelle ed è per questo che il Movimento 5 Stelle ha visto in me la persona che potesse in qualche modo rappresentare i suoi valori. Quindi noi adesso siamo decisi, siamo pronti e vogliamo cambiare finalmente questo sistema. Qual è la sua opinione in merito alle passate amministrazioni della città di Caltagirone? Ma guardi, le passate amministrazioni hanno causato il disastro in cui la città versa oggi. Chi da un lato, chi dall'altro, quindi sia il centro-sinistra per tantissimi anni che il centro-destra per quei pochi anni che ha governato la città, hanno portato questa città ad una situazione di disastro totale. Noi siamo l'unico comune in Italia che non riesce a riequilibrare un bilancio da 4 anni. Siamo l'unico comune d'Italia in cui un commissario, quindi un esponente dello Stato in qualche modo, non è riuscito, tagliando quasi tutti i servizi, a riequilibrare questo bilancio. E siamo un comune in cui i giovani scappano, un comune che sta invecchiando sempre di più e che non riesce a trovare speranze e vie d'uscita. Proprio per questo il Movimento 5 Stelle ha deciso di iniziare un percorso di cambiamento, un percorso di cambiamento che vedrà questa città rialzarsi lentamente e faticosamente, ma rialzarsi attraverso un'immediata redditività sul territorio. Noi abbiamo pensato a tantissimi terreni che sono abbandonati e che potrebbero essere assegnati a delle cooperative sociali. Abbiamo pensato a un rilancio turistico della città senza idee geniali, ma semplicemente sfruttando quelle che sono le risorse del nostro territorio, risorse che per tantissimo tempo sono state assolutamente inespresse. Noi abbiamo tantissime chiese, quindi cercheremo di fare un protocollo d'intesa con la Curia al fine di poter rendere queste chiese visibili e visitabili. Abbiamo tantissimi campanili che potrebbero prestarsi ad una visione della città dall'alto, quindi a delle visioni cittadine per come le abbiamo chiamate noi. Abbiamo pensato di creare dei circuiti cittadini che possano in qualche modo far visitare al turista le nostre edicole votive, ma che possono anche dare la possibilità di visitare quello che è l'hinterland, le frazioni della nostra città, quindi Santo Pietro, Granieri, con tutte le prelibatezze enogastronomiche e con tutti i prodotti agricoli che questi territori riescono ad offrire, prodotti che molto spesso non sono considerati come una risorsa turistica, ma che vengono visti semplicemente come un prodotto agricolo. Ecco, in altri territori, in altri paesi riescono a fare di questi prodotti, delle risorse turistiche, e su quella linea noi dobbiamo spingere. Quindi l'immediata redditività potrà dare nuova linfa a questa città, e questa città ha bisogno non solo di una linfa economica, ma ha bisogno di qualcuno che riesca a renderla di nuovo viva. Noi abbiamo tante attività che riguardano i giovani, quindi l'inserimento e l'inclusione dei giovani all'interno del tessuto urbano, giovani che non si sentono ascoltati, giovani che si sentono messi da parte, così come la classe sociale degli anziani che vengono considerati semplicemente quando c'è da andare a cercare il voto. Ecco, noi invece attraverso l'istituzione di tutta una serie di consulte, la consulta giovanile, la consulta del terzo settore, ma anche la consulta dell'anzianità, vogliamo dare voce a queste persone, vogliamo insieme a loro progettare una città migliore.
Quali sono le novità presenti nel suo programma elettorale? Il programma elettorale del Movimento 5 Stelle, che è un programma che è stato costruito insieme ai cittadini e alle associazioni di categoria, ha tantissime novità. In primis quella della democrazia diretta attraverso dei processi partecipativi. Quindi noi coinvolgeremo la città sulle scelte più importanti che la riguardano, attraverso, come dicevo prima, le consulte metteremo in moto dei meccanismi di confronto e dei meccanismi di progettazione concreta e costante con i cittadini. E al di là di questo abbiamo una visione che non va da qui ai 5 anni di amministrazione, ma che va, è una visione di progetto, di crescita del nostro territorio. Probabilmente noi lasceremo alla nuova amministrazione un seme che germoglierà e che potrà dare un frutto migliore rispetto a quello che noi abbiamo trovato. Quindi la novità è la visione progettuale che in questi anni è mancata, che si è fermata semplicemente a quel mandato elettorale e che non ha consentito a chi è arrivato dopo di poter trovare appunto un terreno fertile su cui continuare a costruire. Se penso ai 20 anni di amministrazione di centrosinistra, sono 20 anni che hanno portato milioni e milioni di debiti. Se penso agli anni di amministrazione, gli ultimi anni di amministrazione al centrodestra, anche lì vedo solo debiti. Vedo una città spenta, vedo una città dove non c'è turismo, vedo una città che ha delle potenzialità assolutamente inespresse, vedo dei cittadini che non hanno più dialogo con le istituzioni e che sono assolutamente abbandonati a se stessi e senza un interlocutore serio e concreto. Quello che noi faremo sarà questo: creare di nuovo quel rapporto tra istituzioni e cittadini al fine di costruire insieme una città migliore. Chi l'affiancherà in questa avventura? Chi sono le persone che ha scelto per la sua squadra assessoriale? Anche lì noi abbiamo inserito all'interno del nostro programma una novità assoluta per questo territorio, oserei dire quasi rivoluzionaria. Per anni gli assessori sono stati scelti perché portatori di voto o di interessi. Per anni gli assessori hanno ricoperto dei ruoli che avevano delle competenze diverse rispetto alle loro professionalità, al loro percorso di studi. Noi abbiamo voluto invertire questa tendenza creando una selezione pubblica di assessori, con l'intento chiaro di dare la possibilità alle migliori menti di potersi spendere per il territorio. La città vive un momento difficile, come abbiamo detto, e quindi non potevamo scegliere noi le migliori risorse dall'interno, perché non siamo così presuntuosi e non pensiamo che le migliori risorse per la città siano all'interno del gruppo del Movimento 5 Stelle. Quindi volutamente abbiamo voluto estendere l'invito a partecipare alla creazione di una città migliore a tutti coloro che ritenessero di avere i requisiti per farlo. Chiaramente abbiamo poi ascoltato attraverso dei colloqui queste persone e li abbiamo selezionati non solo per le competenze, ma anche per quelli che sono i loro ideali, per quelle che sono le loro idee relative a quello che sono gli ideali del Movimento 5 Stelle. Abbiamo selezionato al momento 3 assessori, che sono Oscar Grillo, un ricercatore scientifico che peraltro ha lavorato per tantissimi anni e continua a lavorare alla Stazione Sperimentale di Granicoltura, che per noi è un'istituzione veramente importantissima e dalle grandissime potenzialità, riconosciuta tra l'altro a livello nazionale e anche internazionale, e anche lì è stata una risorsa assolutamente inespressa. Il secondo assessore si chiama Daniela Milazzo ed è una terapeuta della riabilitazione psichiatrica. Anche lì una persona competente, una persona che si spende e si è spesa sul sociale sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista di passioni. È una persona che conosce benissimo le fragilità, che la società oggi, purtroppo, nostro malgrado, porta avanti. E poi il terzo assessore si chiama Lara Lodato, un insegnante, una persona che ha vissuto fuori da Caltagirone per motivi di lavoro per qualche anno, quindi ha anche una visione più ampia di quelli che possono essere gli orizzonti dello sviluppo economico della nostra città. In ogni caso, questi 3 assessori saranno comunque sempre coadiuvati da una squadra fatta da professionisti, una squadra fatta da persone che per passione vivono ogni giorno gli ambiti delle deleghe assessoriali e quindi non saranno soli assolutamente, ma saranno supportati da tutte queste persone e anche dagli assessori delle altre amministrazioni a 5 Stelle. Noi di recente abbiamo avuto qui il nostro sindaco Federico Piccitto di Ragusa, che ha dato piena disponibilità a qualunque forma di collaborazione tra la sua squadra
dirigenziale la nostra. Quindi noi, a differenza degli altri, oltre a vantare professionalità ed esperienza nei vari ambiti in cui questi assessori si dovranno scommettere, possiamo vantare la collaborazione fra chi già da anni ha un'esperienza amministrativa che ad onor di cronaca è riconosciuta a livello nazionale come un'ottima amministrazione. Queste inesperienze che a volte vengono in qualche modo affibbiate al Movimento 5 Stelle si stanno rivelando delle grandissime potenzialità per le città che noi oggi amministriamo. Spesso si pensa che il voto al Movimento 5 Stelle sia un voto di protesta e niente di più. Cosa risponderebbe? Mi viene da sorridere perché se è vero come è vero che fino a qualche anno fa, quando il Movimento 5 Stelle si è affacciato al panorama politico italiano, potevamo intercettare un voto di protesta, oggi questo voto di protesta è un voto di consapevolezza, cioè la gente finalmente ha capito come noi amministriamo le città, qual è il nostro modus operandi, quali sono i valori che legano il Movimento 5 Stelle alla politica. E quali sono le idee che noi portiamo avanti, prima in fase preelettorale e poi con i fatti quando veniamo eletti. Noi oggi parlo di voto di consapevolezza perché abbiamo dato piena dimostrazione di quello che riusciamo a realizzare nelle città che amministriamo. La stragrande maggioranza delle città che noi, e dei comuni che noi amministriamo oggi hanno ridotto sensibilmente il debito che hanno trovato frutto di mala gestione da parte delle amministrazioni sia di centrodestra che di centrosinistra. Quindi un debito che si è sensibilmente abbassato. Abbiamo aumentato in tutti i comuni che gestiamo la percentuale di raccolta differenziata, proprio a suffragio del fatto che noi abbiamo una visione programmatica che va al di là degli anni di amministrazione di un mandato, perché vogliamo lasciare un territorio e dei comuni migliori a chi verrà dopo di noi. E abbiamo, laddove è stato possibile, anche attivato il reddito di cittadinanza. Abbiamo abolito Equitalia in quei comuni che amministriamo, quindi credo che questi siano segnali forti, segnali che finalmente possono dare ai cittadini non solo la speranza di un cambiamento, ma la certezza che si opera e si amministra col buon senso del padre di famiglia. Questa è uno dei nostri cavalli di battaglia, cioè l'idea di amministrare la città esattamente come ognuno di noi amministra la propria famiglia, tagliando gli sprechi, aumentando quelli che sono gli investimenti per il sociale, creando delle opportunità di lavoro, creando la possibilità, insomma, di vivere finalmente in maniera più serena e più adeguata a quello che sono le nostre potenzialità.